Altro scontro diretto al vertice al Buon Riposo, dove il Seravezza Pozzi, ancora unica imbattuta in casa di tutto il campionato, ospita il Ponzacco. Verdazzurri al gran completo col ritorno dalla squalifica anche di Dell'Amico, che si accomoda in panchina, e di Mister Vangioni, rossoblu con l'unica defezione di Gremigni, mentre recupera Mazzanti dal fastidio muscolare. Di fronte i due migliori attacchi del girone, ma finirà 0-0. Buona cornice di pubblico con un centinaio di ponzacchini accorsi in Verzina. In tribuna anche l'ex allenatore delle Spezia Viareggio e del Pisa, Stefano Cuoghi. Seravezza in completo bianco e schierato col 5-3-1-1 con Noccioli preferito a Buongiorni per sostenere Pegolo davanti. Ponzacco in classica tenuta rossoblu, modulo 4-3-1-2 con Zorizza a ridosso del tandem Brega-Semprini, panchina iniziale per Mariani e Doveri. Due i grandi ex in campo, Fiale e Bortoletti, arbitra Vergaro di Bari. Gli ospiti partono meglio e ci provano all'11esimo con Semprini, che dopo avere eluso Borgia calcia in porta chiamando Cavagnaro alla parata centrale. Risposta seravezzina al quarto d'ora con Noccioli, che arma in mancino ma spara oltre la traversa. L'occasione migliore la crea il bomber viareggino Brega, che dopo la tripletta nel 5-1 dell'andata vuole ancora far male al Seravezza, ma il suo destro da fuori è disinnescato in angolo da Cavagnaro. Al 23esimo, su sviluppi di corner, apprezzabile tentativo acrobatico di Semprini, ma la sua rovesciata è facile preda del coetaneo 98 Cavagnaro. Due minuti dopo, traversone di Bedini dal versante destro, Noccioli di testa alza troppo la mira. Al 29esimo si scuote la rete, ma il gioco è fermo per un fallo in attacco del Seravezza, ravvisato dal fischietto barese con la caduta a terra del portiere De Carlo. Scocca la mezz'ora esatta quando Borgia sfodera un bel cross da destra che Pegolo di testa gira non di molto oltre il secondo palo. Al 31esimo, primo ammonito del match è Mazzanti del Ponzacco, che stende il lanciatissimo Noccioli. Passano 10 minuti e su punizione tagliata di Gigio Grassi c'è l'uscita volante di De Carlo, la cui respinta fuori area viene raccolta da Capitan Granaiola, il cui tiro è deviato in angolo. L'ultimo squillo del primo tempo è la palla gol più nitida. Da una punizione di Matteo Cacialli si accende una mischia in area seravezzina. Mazzanti sembra risolverla col gol e sblocca partita, ma non ha fatto i conti con Borgia, che salva Faina e Cavoli togliendo sulla riga la palla destinata in fondo al sacco. Sullo 0-0 col commento di Simone Ferro, le riprese e il montaggio del MEC Claudio Gabrielli per Palla al Centro, passiamo alla ripresa che si apre senza sostituzioni. Al 57esimo liscio di Fiale su cross da sinistra, ma ci pensa Siku a sventare il pericolo. Scocca invece l'ora di gioco quando Negri cintura irregolarmente da dietro Pegollo, autolanciatosi in campo aperto, giallo per il numero 8 del Ponzacco. Al 62esimo il Seravezza stoppa in angolo una bella iniziativa sviluppata dal Ponzacco a sinistra. L'occasione buona per il rosso blu capita al 65esimo quando Lici mette a centro area da sinistra un buon pallone che Semprini in bell'avvitamento indirizza con torsione aerea sotto la traversa, ma c'è la manona di Cavagnaro che alza sopra la traversa. Al 75esimo impressionante serpentina del migliore in campo Bedini, steso con le cattive dopo una serie di dribbling andati a buon fine. A 11 minuti dal 90esimo il ne è entrato Buongiorni, calcia sopra la traversa, non di molto. Finisce senza reti, il Buon Riposo resta inviolato. Seravezza e Ponzacco non si fanno male, ma perdono la testa, come anche lo sconfitto di Viborgo. La vetta della classifica solitaria ora se la prende la Pianese.